Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, Gesù risorto. Sei con noi, sei tu la nuova Pasqua, a te la nostra fedeltà, offriamo nella gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa celebrazione accogliamo l'invito del Signore. Venite. Ecco, invita i suoi apostoli a mangiare con lui. Oggi invita ognuno di noi a partecipare, anche se non siamo fisicamente qui presenti in chiesa, ma con lo spirito a partecipare al suo grande banchetto di amore. E allora umilmente chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti beneficiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede,
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano a Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni e Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica a Israele: il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore: il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo mia speranza è risorto. Precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberia. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso de Toledo, Natanael di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca. Quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora gli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono, non riuscirono più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era sedestino, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando le reti di Gesù. Non era infatti lontano da terra, se non centinaia di metri. Appena scese a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Una brevissima riflessione sulla parola che abbiamo ascoltato. Ecco, dal testo del libro degli Atti degli Apostoli possiamo trarre due insegnamenti. Il primo ci viene dato proprio dall'atteggiamento dei sacerdoti e dei sadducei, che erano irritati per il fatto che gli apostoli insegnavano al popolo. Perché apparteneva ai sacerdoti, agli scribi, educare, fare la catechesi al popolo, non a dei pescatori. Tanto più nei confronti dei sadducei, che gli apostoli parlavano di risurrezione. In fondo, quel Gesù che loro avevano messo in croce il Venerdì Santo ancora dava fastidio. Come lo era allora, anche oggi Gesù ci interroga. Tante volte ci fa irritare perché ci dà fastidio. Ecco, gli apostoli non hanno paura di annunciare la parola di Dio e lo fanno con forza. Abbiamo ascoltato, no, dal testo il discorso che fa Pietro. L'autore ci dice che Pietro, colmato di Spirito Santo, disse ai capi dei farisei anziani: ecco, quello che vedete che ora cammina l'abbiamo fatto in nome di Gesù, che è morto e risorto, che voi avete condannato, ma che Dio ha risuscitato. Ecco, non hanno paura di annunciare Cristo risorto. Allora ci dobbiamo domandare, chiedere oggi, noi come cristiani, abbiamo paura di annunciare Cristo risorto? Perché se no corriamo il rischio, che il testo del Vangelo ci insegna. Ecco, gli apostoli ritornano a lavorare, il lavoro che facevano prima. Ecco, questo episodio della pesca miracolosa la troviamo anche nel Vangelo di Luca, ma all'inizio della vita pubblica di Gesù,
anche dopo lì, dopo una notte di lavoro che non aveva portato frutto, non avevano pescato nulla Pietro e i suoi compagni, ecco, sulla parola di Gesù gettano le reti. E Gesù aveva invitato Pietro e gli altri a seguirlo: vi farò pescatore di uomini. Ma dopo il dramma del venerdì santo, anche di fronte alle altre due apparizioni, come ci dice il Vangelo di Giovanni, ecco, loro avevano ancora dei dubbi, non riuscivano a capire. E ritornano al vecchio lavoro. Quante volte noi, di fronte al silenzio di Dio, soprattutto in questo tempo particolare, ecco, ci ritiriamo, ci nascondiamo, vogliamo ritornare al nostro vecchio lavoro, di coloro che non hanno speranza. In fondo l'Evangelista ci dice una cosa molto importante, che se non c'è il risorto nella nostra vita, noi non siamo capaci di fare niente. Ecco la parola, gettate le reti. Pietro aveva detto nel Vangelo di Luca: sulla tua parola getterò le reti. Anche qui Pietro sulla parola di Gesù getta le reti e viene premiato. Ecco, se noi non abbiamo la parola del Signore, non viviamo nell'Eucaristia del risorto, ecco, non possiamo portare frutto. Allora le nostre barche rimarranno vuote, le nostre chiese continueranno ad essere vuote, non perché la legge ce le impone come in questo tempo, perché abbiamo perso il bisogno e la necessità di incontrare il risorto. Oggi più che mai abbiamo bisogno di incontrare il risorto attraverso la parola e attraverso l'Eucaristia. Non possiamo fare a meno del risorto. Se vogliamo portare i frutti, la nostra chiesa deve essere la chiesa del risorto, e Gesù continua a donarci il suo spirito. Ecco, allora in questo attimo di silenzio vogliamo chiedere questo dono particolare al Signore, perché attraverso l'azione dello Spirito Santo possa far risorgere in ognuno di noi questo grande desiderio di essere nella Chiesa del Risorto, per portare frutti, per testimoniare, per annunciare come Pietro che Cristo è veramente il risorto e che l'uomo si può salvare solo attraverso Cristo, è il nostro Salvatore, è il nostro Signore, è il nostro Dio. Signore, noi ti offriamo la nostra libertà, la stessa che tuo Figlio, morendo, ci ha donato, la libertà di essere, di vivere e morire, la libertà di credere nel Cristo Salvatore. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Compi in noi, Signore misericordioso, il mistero che è significato in questo scambio dei doni pasquali, perché dalle gioie dei travagli della terra possiamo elevarci al desiderio di te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo.
Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci a ben parte la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo in onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù risorto, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, con che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Proteggi, Signore, con paterna bontà il tuo popolo che hai salvato con il sacrificio della croce e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio, onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina Cielo.